Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come prima cosa volevo scusarmi per la mia voce. L'ho persa in questi giorni, quindi va un po' giù. Ma oltretutto volevo scusarmi perché non ho caricato video in quest'estate. Tra vacanze, compiti, connessione che non è andata però, non ho potuto caricare video. Questo video l'ho già fatto quest'estate, ma era sera e non si vedeva un cavolo. E quindi non ho potuto caricarlo. Ma dopo che ho registrato altri video, dove pensavo di caricarli subito, infatti ho detto in quegli altri video che facevo tanti video, visto che partivo per il mare, quindi non ci vedevamo più. Ma non ho potuto caricarli, quindi nel prossimo video alcune volte dirò delle cose che non avranno molto senso, però vi ho avvertiti. Vabbè, io non parto, quindi state tranquilli. Va bene. Facciamo così. Allora, partiamo, va? Oggi ho pensato di iniziare a fare le prime quattro pizze. Allora, la pizza margherita, la napoletana. Ho sbagliato già la parte, scusatemi, sono un po' fusa. Allora, la pizza margherita, la bianca, la napoletana e la pugliese. Allora, partiamo subito con... vi metteremo sempre in descrizione il tutorial per fare la base per la pizza, così sveltirò un po' il video stesso, perché altrimenti viene troppo lungo. Allora, partiamo. Prendiamo la base per la pizza. E prendiamo anche già il rosso, semplicemente l'abbiamo stirato. Stirato, non col ferro da stiro, giuro. Allora, me la mettiamo sopra e iniziamo semplicemente a mettere sopra tutto quanto il bordo. Anche se viene storto, fa lo stesso. Io lo metto sempre un po' a caso, semplicemente perché le pizze non sono mai uguali e quindi mi piace di più. Così creiamo la crosta come quando viene cotta. Una volta fatta... Ah, scusatemi, la regia ha avuto un problema, sto diventando un Simpson, sono tutta gialla, ma i colori sono rimasti gli stessi, sono io che sono diventata Simpson. Ehi, mi chiamo Lisa. Ok, scusate, a parte gli scherzi, andiamo avanti. Allora, dopo aver fatto la pizza, che tra l'altro l'ho fatta gigante questa pizza qui, prendiamo il bianco, questo qua è bianco, lo so che non si vede, ma giuro, 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 è bianco. Allora, non posso più fare altri video perché la batteria è quasi scarica. E seconda cosa, questa è la quinta volta che faccio questo video perché ho avuto mille e mille problemi. Quindi ragazzi, vi prego, ma non ne faccio più. Continuo ad essere un Simpson. Andiamo avanti. Mettiamo la margherita. Ok, allora aggiungiamo altri pezzi, semplicemente facciamo delle palline. Ragazzi, ho provato a bloccare il video, ma non ci sono riuscita a togliere questo effetto Simpson. Però magari potrebbe diventare anche il mio nuovo, non so, qualcosa di carino. Perché un pochino... Cioè, si vede un pochino il bordo bianco in effetti, però vabbè. Andiamo avanti, mettiamo ancora un pochino... Ops. Ok. Un po' di margherita. Sì, banana. Un pochino, scusate, un pochino di mozzarella. E la pizza margherita è finita. Guardate che bella. Andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Facciamo la pizza bianca. Allora, mettiamo sempre la base. Poi io ho creato questo colore qui. Ovviamente voi lo vedete giallo, ma stavolta davvero è giallo. È un giallo chiaro. Ho preso il giallo, quello classico, Adventure Yellow del leopardo. E ho aggiunto del bianco. E adesso semplicemente ne prenderò una parte che userò come base. Come se fosse la mozzarella, quella già scaldata, che diventa un po' giallina. Faccio una pallina. Che ovviamente non viene perché sono un po' storta. Ah, continuo ad essere Lisa, ciao! Ok, forse ce l'ho fatta, ok. La schiacciamo, scusate, sembrava Pac-Man. Semplicemente con le dita e lo allarghiamo finché riusciamo. Ho fatto la rima. Andiamo avanti. Ok, basta parlare così che sembra una cretina. Allora... Ok, una volta messo sopra prendiamo le misure, perfetto, oh che fortuna. E adesso
Continuiamo a mettere tutta la crosta intorno. Una volta fatta, oh scusate, ok, la crosta, che voi continuate a vedere tutto giallo. Ciao. Bene, prendiamo la mozzarella, che è bianca. Allora, prendiamo la mozzarella e anche qui semplicemente la andiamo a mettere sopra. Scusate per questo di nuovo taglio, ma in questo modo ho già messo tutta la mozzarella e in più non sono più un Simpson, non sono più Lisa. Ok, ragazzi. Ok. E voilà. Ora vedete il giallo, vedete il bianco. Anche questa pizza è terminata. Andiamo avanti con la pizza. Non mi ricordo più il nome. Scusate, la pizza napoletana. Ho avuto un attimo un ghiribizzo di dimenticanza. Sono ubriaca, ragazzi. Probabilmente. Ops. Se vedete che ne avete troppo, strappate semplicemente. Possibilmente non come ho fatto io perché fa schifo. Facciamo una bella cosa, riprovo. Ok, ora facciamo la crosta. Va bene, non è diventata perfettamente tonda, va benissimo. E adesso mettiamo la mozzarella. E voilà, dopo aver messo la mozzarella, adesso andiamo a creare le acciughe. Semplicemente prendiamo il grigio, io l'ho fatto col nero e col bianco, molto semplicemente. E con la lama del cutter andiamo a tagliare delle specie di triangoli. Scusate, ma avevo la telecamera in faccia. Allora, adesso semplicemente andiamo ad ammorbidirlo un po', per creare questa specie di, non so come si chiama, girino sembra, ma non so spiegarvi, però lo vedete per fortuna. Ok, facciamo tutte queste specie di girini e poi semplicemente tiriamo una riga perfettamente a metà. Aspettate, magari la metto qua, si vede meglio. No, neanche lì, ma va bene, ve lo faccio vedere. Ah, dalla regia mi dicono che si vede, meno male. E semplicemente facciamo dei mini taglietti da una parte, in questo modo, e poi lo facciamo anche un po' dall'altra. A questo punto, dopo questa schifezzina qui, la tagliamo a pezzi i più diversi possibili. E la andiamo a mettere sopra la pizza. Ok, dopo aver messo le acciughe, ok, mettiamo le olive, semplicemente il nero, lo prendiamo una piccolissima parte, scusate. La piccolissima parte, diciamo degli cerchiolini, degli ovaletti piccolissimi, li andiamo sempre a mettere sopra la pizza. La regia fa anche gli zoom, che è bravissima. Voilà, dopo aver messo anche le olive, dobbiamo soltanto più mettere i capperi. Facciamo la stessa cosa con questo verde cappero. È fatto da giallo e blu e un verde tipo militare, per intenderci. Facciamo anche qui dei pallini un po' più grandi, ma li schiacciamo un pochino e poi li riappallottoliamo così da creare delle forme un po' irregolari. Non so bene spiegarvi, però l'effetto viene un capero. Capero.
Dopo aver messo anche i capperi, vuol dire che la napoletana è finita. Wii! Ok, andiamo avanti. Prendiamo ancora una base. Ad esempio qua il rosso è di nuovo troppo grande. Ma va bene, facciamo finta di niente, chiudiamolo un po' così, va bene. Ok, anche qua. Prepariamo questo. Dopo aver fatto un'altra pizza, anche qua abbastanza storta, mettiamo anche qui la mozzarella. Dopo aver messo la mozzarella, creiamo, scusate, ok, creiamo la cipolla. Ho preso questo, che è un viola, fatto col rosso e col blu, con i brillantini. Non so se si vede, no, però ci sono un po' di brillantini, quindi anche fashion. Semplicemente prendiamo un po' di bianco. Cerchiamo di fare un salamino, abbastanza cicciotto. Che metteremo in mezzo. Perfetto. Ora chiudiamo in mezzo e cerchiamo semplicemente di allungarlo un po'. Voilà, a questo punto con il cutter tagliamo e verranno delle fette di cipolle. Sono le cipolle di Tropea. Infatti è una pugliese. Dopo aver messo anche l'ultima mozzarella, scusate ragazzi, sono un po' fusa, l'ultima cipolla, devo dire che è finito. Facciamo il riepilogo della pizza margherita, la bianca, la napoletana e la pugliese. Eccole qui. Un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!